New Day è il nuovo progetto musicale del pianista jazz Alberto Iovene, presentato il 12 marzo al Teatro Tretta di Bitonto. Alberto, come nasce The New Day e perché questo titolo? Beh, The New Day è un progetto che arriva da lontano, perché dopo anni di scrittura ho deciso di mettere in pubblico, di far arrivare al pubblico questi nuovi brani. E The New Day è il progetto del 2022 dopo 2 anni di fermo, di stop. E quindi è un progetto nuovo, è un progetto solare, è un progetto, insomma, che spero vada bene, vada avanti. Il tuo è un jazz sempre pieno di contaminazioni. Quali sono gli stili che si incontrano in questo progetto? Sì, in questo progetto ci sono vari stili. C'è il jazz, il mio stile, diciamo. Poi c'è il Latin jazz, quindi un jazz un po' più, diciamo, sud. E poi c'è il tango, perché ho deciso di chiamare uno strumento un po' particolare per questo progetto, che è il bandoneon. Però è un bandoneon jazz alla fine, ci sono soltanto 2 brani tango, e il bandoneon è un bandoneon molto molto particolare. Infatti in questo progetto è coinvolto il maestro Daniele Di Bonaventura. Come è nato questo incontro artistico? Ma è nato, diciamo, per caso. Io gli ho fatto ascoltare un brano, e a lui è piaciuto molto e l'ho invitato nel progetto, e così poi ha detto: va bene, ok, ci incontriamo, facciamo delle prove, è nato The New Day.